In questi anni sono stato figlio, nipote e padre, e ho da questi tre ruoli visto quanto la nostra società sia profondamente cambiata. Io sono cresciuto in una famiglia molto semplice, mia nonna faceva la portiera, mio nonno faceva il tassista, ma la vera matriarca della famiglia era mia nonna, era quella che dettava i principi ai quali tutti noi nipoti dovevamo attenerci scrupolosamente. Il primo principio era che non si doveva sprecare niente, né le cose da mangiare, né tantomeno le cose da vestire. Polifemo è a Castellaneta, provincia di Taranto, presso l'anfiteatro comunale, uno degli eventi più importanti di questo cartellone estivo, una rappresentazione teatrale davvero profonda, lo scopriremo subito per quale motivo, una rappresentazione denominata Neanche il tempo di piacersi, è un monologo e qui abbiamo l'attore protagonista, l'interprete principale Marco Falaguasta. In buona sostanza è una rappresentazione in cui, come dire, c'è un excursus, chiamiamolo così, mi corregga, di generazioni a confronto, la crescita generazionale dagli anni 80 ad oggi. Sì, in effetti la tematica dello spettacolo è un pochino più complessa, cioè nel senso che non è che sia l'excursus della stessa generazione che dagli anni 80 oggi diventa semplicemente un individuo cresciuto, è meglio un confronto tra chi è stato ragazzo negli anni 80 che oggi invece diventa genitore di adolescenti che parlano, si muovono e si comportano in maniera completamente, sostanzialmente, profondamente diversa da quello che facevamo noi. Quindi la cosa che insieme agli altri autori Alessandro Mancini e Tiziana Foschi abbiamo voluto analizzare è proprio questo, cioè come rapportarsi da genitori a questi ragazzi che parlano in maniera completamente diversa dalla nostra e se come genitori siamo in grado di trasmettere i valori che abbiamo scelto di trasmettere in una maniera altrettanto efficace, essendo i linguaggi così profondamente cambiati nel corso degli anni. Pure a 14 anni, quando mi venne comprato il primo cappotto tutto per me, me lo comprarono di due taglie più grandi perché mia nonna diceva "ce cresci dentro". E questo tipo di scrupolo, questo tipo di attenzione a risparmiare, a non sprecare, mi ha accompagnato sempre, non conosceva eccezioni, anche durante il periodo di carnevale, che è il periodo dell'anno durante il quale i bambini decidono quale supereroe vogliono essere, danno libero sfogo alla loro fantasia, vanno a pensare a quale possa essere l'eroe che vogliono incarnare, fantasticano con la testa a pensare a chi voler essere. A me questo tipo di fantasticherie non venivano concesse perché noi avevamo un supereroe di famiglia che ci serviva da 10 anni e era Zorro, punto. Quindi il cugino del cugino del cugino, mio cugino era vestito da Zorro, io ero vestito da Zorro. Quando sta maschera del Zorro è diventata proprio inutilizzabile perché mi stava piccola, mi stava stretta, era consunta, non si poteva più usare la maschera del Zorro su di me che nel frattempo ero cresciuto, mia nonna non si è persa d'animo e ci ha mascherato mia sorella, la quale la guardava interrogativa, dice: "Nonna, ma io sono una femmina, come faccio a mascherarmi da Zorro?" "Tu non ti preoccupare, tu vestiti, comincia ad avvestire che nonna te va a prendere, tu te preoccupare che te sistemo io." Mia sorella si è cominciata a vestire da Zorro, mia nonna è andata di là, è tornata con una parrucca bianca, io l'ho messa in testa, e a mia sorella che la guardava interrogativa: "Nonna, ma da chi mai mascherato?" "Dalla nonna de Zorro." Emerge sicuramente il conflitto generazionale, perché a distanza di 20 anni, da una generazione all'altra, il mondo è cambiato. 20 anni fa Facebook non esisteva, WhatsApp non esisteva, oggi non si comunica più verbalmente, ma basta un click e un segno lasciato sulla tastiera per comunicare, per parlare. Sì, a me piace più pensare, ed è proprio il punto intorno al quale ruota lo spettacolo, che non si tratti di un conflitto generazionale, ma piuttosto invece di un incontro generazionale, che non è detto che debba necessariamente sfociare nel conflitto. Anzi, l'invito che io rivolgo durante il monologo è proprio quello di metterci all'ascolto di questi ragazzi. Non è facile però, perché io noto molte volte, sa, in casa
tra genitori e figli e le visioni sono diverse. Le dispute tra genitori e figli ci sono sempre stati, ma un conto è una disputa, un conto è un conflitto, sono due cose completamente diverse. Si può anche dissentire perché magari si sta su due posizioni diverse, ma questo non significa che si debba necessariamente confliggere. Io quello che dico è che forse questi ragazzi debbano essere ascoltati e non dobbiamo invece, che è quello che facciamo con maggior frequenza, almeno per quanto mi riguarda è quello che facciamo con maggior frequenza, molto spesso siamo tentati dall'atteggiamento di giudicarli. Ma questo tipo di riciclo era destinato a finire quell'anno, perché la maschera del Zorro a me non andava più, quindi mi avevano promesso che mi avrebbero comprato una maschera di carnevale tutta per me. E quell'anno la circostanza cadeva propizia, perché era il primo anno nel quale io sarei andato non più alla festa dove c'erano gli altri amichetti maschi, ma dove ci sarebbero state pure le ragazze. C'avevo 15 anni, bisognava anche rispondere a dei canoni di appetenza fisica, bisognava rispondere anche a dei canoni estetici, insomma bisognava piacere alle ragazze. E io pensavo a con quale maschera sarei potuto piacere di più alle ragazze. Mentre io facevo queste riflessioni, stavamo per uscire a comprarmi la maschera, mia nonna disse: aspetta un attimo, perché io se non mi sbaglio giù in cantina dentro al baule ci dovrei avere ancora qualcosa. È scesa e è tornata con una busta celeste ed infatti non mi sbagliavo. Vestete. Io aprii questa busta, dentro ci trovai una calzamaglia nera, un paio di scarpe nere, una maglietta nera a maniche corte. Gli ho detto: nonna, ma da chi mi stai a maschera? Oh, e quanto chiacchieri, e mascherati che adesso nonna va da là attorno e te ce penso io. È tornata, mi ha messo un pezzo di gomma piuma intorno alla vita, con una bomboletta nera e una gialla gli ha fatto tutte strisce orizzontali. Mi ha messo un bel paio di ali di carta crespa dietro la schiena e il colpo di grazia è stato un cerchietto con due molloni che facevano da antenne. Dico: nonna, ma da chi mai mascherato? Da calabrone. Dico: ma perché da calabrone? Il calabrone a me, non mi fa sentire sti discorsi, una cosa ti piace a te, te ne devi fregare del giudizio degli altri, impara a difendere le idee tue, ti piace? Fregatene. Ma infatti a me non mi piace. E a qualcuno piacerà, non ti preoccupare. Dico: ma poi perché da calabrone, che è l'unico animale che non fa niente? No, non mi fa sentire queste cose, eh. Il calabrone una cosa fa, ma fa fatta bene. Rompe il cazzo. E lei in quale generazione, pur essendo vi avete di un'età diversa, siamo di età diverse rispetto a quella degli smartphone di oggi, in quale si sente più così, più pronto a vivere la sua vita? Beh, è chiaro che io, che sono stato adolescente negli anni 80, ricordo gli anni 80 con grande nostalgia, con grande tenerezza, con grande piacere, perché erano gli anni dell'edonismo reganiano, erano gli anni nei quali stavamo bene, c'era un grande ottimismo e si pensava che saremmo stati addirittura meglio. E quindi sì, se dovessi ricollocarmi in un periodo storico mi ricollocherei negli anni 80. Mi viene un'idea, un pensiero, forse anche un po' un timore. Figuriamoci tra 20-30 anni cosa ci sarà. Forse ci saranno i weekend sulla Luna. Ci sarà quell'evoluzione, che è giusto che ci sia, perché l'evoluzione non è mai un male. E poi quello che è importante è come poi l'individuo, l'essere umano, si colloca in relazione all'evoluzione, se ne diventa effetto o se ne è causa. Però attenzione, perché molte volte l'evoluzione rischia anche di sfociare in involuzione, c'è questo rischio. Sì, questa è una delle possibilità, ma non è detto che sia l'unica possibilità. Io ho un atteggiamento di totale apertura nei confronti di tutto, non mi piacciono le classificazioni, non mi piacciono i luoghi comuni, quindi credo che l'evoluzione sia un fattore diciamo fisiologico della vita sociale e che quindi ben venga l'evoluzione. L'importante è che l'individuo rimanga sempre protagonista di questa evoluzione e non perda mai, giusto appunto, la sua individualità. Ciao. Io stavo per rivalutare Calabrone de nonna. Lavinia era bellissima, era vestita da principessa di tutti i regni, con un vestito rosa cipria, le spalle scoperte, i boccoli che le cadevano morbidi sulle spalle. Vicino a lei la sua amica, vestita da cortigiana, mi ha guardato e mi ha detto: oh, ma da chi sei mascherato? Da principe azzurro. Ma se sei tutto nero? Da principe del Congo belga. No, dai, però da chi sei mascherato? Da supposta? Ma come ti viene in mente? Da uovo sodo? Ma che da uovo sodo? Che l'uovo sodo c'ha le ali? Allora Lavinia disse: il primo che indovina da chi è mascherato Marco, gli do un bacio. Capirai, si fecero tutti intorno a me. Uno: sei mascherato da oliva! Ma lo vedete che è mascherato
da peluche. No, la vi, io sono mascherato da calabrone, da calabrone. E perché da calabrone, che è l'unico animale che non fa niente? No, la vi, il calabrone una cosa fa, ma fa fatta bene, impollina. Un momento così poetico, così bello, così romantico, venne interrotto da un ripetente del terzo, completamente vestito di verde, scarpe verdi, fuso verdi, una tuba verde in testa, una maglia verde con scritto RIDE, li ammazza stecchiti. L'unico che ha capito da che ero mascherato si spingeva la tuba e mi sputava addosso un liquido dicendomi mori calabrone, mori calabrone. Questa rappresentazione teatrale, neanche il tempo di piacersi, ha un suo produttore che ho al mio fianco, Nicola Canonico. Abbiamo parlato con l'attore protagonista un po' di questo confronto generazionale, ma lei che è il produttore, mi domando com'è nata questa idea, perché poi è un tema molto ricorrente e attuale, perché diciamocelo, il mondo cambia e forse negli ultimi 10 anni c'è stata una accelerazione fortissima ai normali cambiamenti. Com'è nata questa idea di rappresentare degli spaccati di vita? È un po' la linea editoriale, insomma, delle produzioni che io faccio, in particolar modo con Marco, che ci lega, oltre ad un rapporto tra produttore e attore, anche un rapporto di amicizia. E quindi Marco ha una comicità molto fresca, molto elegante e raffinata, per cui le tematiche sociali attuali sono quelle più vicine a noi, perché ci piace raccontare tutto ciò che ci circonda. Inevitabilmente questo viaggio generazionale un po' si parte sempre un po' da se stessi, di quelle che sono le dinamiche che ti accadono come padre, come ti relazioni nei confronti dei figli. Quindi si attinge sempre da se stessi per poi, voglio dire, fare in modo che quei temi, quelle tematiche siano di tutti. Infatti c'è un grande processo di identificazione, perché non c'è un aspetto dello spettacolo dove il pubblico non si possa identificare. E si ricorda del ciao, faceva un casino. Io c'avevo questa dietro che mi parlava, e questa dietro, a mio sapio unione aerea, eh? A mio sapio unione aerea, eh? A mio sapio unione aerea, sì, chissà che mi ha detto, oddio, ma non è che mi ha detto tu non penserai che io sia poco seria? Dico, vabbè, andiamo avanti. Mentre facevo questi pensieri sentivo le gambe di Rossana che chiudevano le mie, sentivo il corpo di Rossana attaccato al mio, sentivo i seni di Rossana che pungolavano le scapole mie, mi sentivo sto corpo di una donna per la prima volta attaccato al mio, il ciao te dava un'intimità che neanche un circolo pescambisti te dava. C'avevo il testosterone che mi saliva a dei livelli, un'eccitazione, perché potevo soltanto immaginare cose che non avevo mai vissuto in prima persona. Sentivo un'eccitazione, non vedevo l'ora d'arrivare, ero elettrizzato da tutto questo. E lei, a Cesaria mi chiamo Valeria, spero che sei una zoccola, sì, tanto se sente. Certo, com'è cambiato il mondo. Io sono nel 1972, non della preistoria, e ricordo alla mia epoca, gli anni 72, sì. Intorno agli anni 80 c'era ancora il telefono, il duplex e il simplex, sì. C'era la televisione, si girava manualmente. Oggi parlare a un ragazzino di 4-5 anni, no, di quei, vabbè, tempi è preistoria. Lo stereo così, quel mattone così che portavi sotto a braccio, che eravamo dei tamarri allucinanti. Il mangiadischi, quanto era bello quel mangiadischi. Soprattutto oggi invece con un click hai tutto, colleghi tutto col cellulare. Mi è cambiato non solo questo, è cambiato anche il modo di corteggiare una donna da come lo facevamo forse noi. Forse si è perso il modo di corteggiare, o è diverso? È diverso, questo spettacolo non vuole giudicare le due generazioni, inevitabilmente li mette a confronto, perché conviviamo noi e i nostri e i giovani, per cui voglio dire ci deve essere questa convivenza. È cambiato il linguaggio, indubbiamente è un linguaggio nuovo, diverso, con i quali forse a questo punto noi che viviamo nella loro epoca, insomma, abbiamo necessità di adattarci, no? Di farlo con freschezza.
È la prima volta che lo fai in spiaggia? Allora lì ho preso coraggio e gli ho detto, la prima volta che lo faccio in spiaggia, ma che stai a scherzare? Per dite quanto mi trovo io a mio agio in spiaggia, a casa, in camera da letto, ho levato il parquet, ci ho messa la sabbia, per fate capire come mi sento. Va bene, allora andiamo. Andammo dietro a sta duna al mare e lei subito cominciò a mettermi le mani sotto la camicia, prima volta che sentivo il contatto della pelle di una donna col mio, mi mise ste mani sotto la camicia, mi massaggiava, mi accarezzava, poi in un impeto d'eccitazione, appresa a sbracciato, sono saltati tutti i bottoni della camicia, dico, mo balli a ritrovare uno per uno e mezza la sabbia, dico, chi glielo dice a nonna che sta camicia è arrivata a fine corsa, non la porta più a nessuno. E lei nell'orecchio mi ha detto piano piano con un filo di voce, qual è il posto più strano dove l'hai fatto? Io non so che associazione di idee ho fatto, gli ho detto nell'orto di mia nonna nelle Marche. Ma lei peggio di me mi ha detto me ce porti, dico, ma come famo, porciao? Mentre facevo queste riflessioni lei continuava a mordermi il lobo dell'orecchio e con un filo di voce mi ha detto, li hai portati? Oddio, mo' di chi se siamo scordati? Siamo ora con il sindaco di Castellaneta, l'avvocato Giovanni Gugliotti. Beh, nonostante le restrizioni imposte dal Covid, con il pieno sacrosanto rispetto ovviamente delle stesse, di queste normative, comunque qui a Castellaneta continua il cartellone estivo. Questa sera una rappresentazione teatrale che ha un significato profondo, lo dicevamo, il confronto tra le generazioni. Il teatro che deve essere anche come un momento di riflessione e di confronto nella fattispecie. Assolutamente sì, l'obiettivo che ci siamo prefissati quando abbiamo, come dire, immaginato questo cartellone estivo era proprio quello di organizzare serate interessanti che potessero dare anche risposte un po' a quelle che sono le esigenze dei cittadini, anche come dicevi tu in termini di riflessione, di valutazione, si stava meglio prima, si sta meglio adesso, quindi riflettere ma farlo ovviamente in tutta sicurezza, quindi priorità assoluta, distanziamento, rispetto delle normative, ma anche esigenza di continuare a fare cultura come Castellaneta, mi permetto di dire, ha sempre fatto negli ultimi anni, diventando anche punto di riferimento soprattutto su questo tema. Quindi noi contiamo molto anche e soprattutto sul buon senso dei cittadini che, devo dire, stanno facendo bene la loro parte, quindi continuiamo su questa strada, cultura sì ma in sicurezza. Oggi il permesso è una cosa che non va più di moda, non esiste più. Io ho una figlia di 19 anni che te informa, stasera esco, lo dice lei a me, a che ora torni te faccio sapere, ma te faccio sapere perché la devi andare a prendere, che è una figura del tutto nuova anche questa, del genitore che va a prendere la figlia alla festa alle 3 di notte, mio padre alle 3 di notte veniva solo se era ubriaco e lo chiamavano i carabinieri. Ma perché in condizioni di normalità nessun genitore alle 3 di notte andava a prendere. Tu oggi invece passa di fronte alle strade dove sono le discoteche, vedi queste file lunghe di macchine con sti uomini in tuta e Clark poggiati fuori. Questo è uno che ha la tuta e Clark, ride perché sa che è vero. È vero o no? È verità, è verità. Io la vado a prendere, no? Dico, Gaia, sto qua sotto, scendi? Sì, papà, prendiamo i cappotti e scendiamo. Che a me mi viene sempre il sospetto che la festa è a Roma, ma i cappotti li tengono al casello de Orte, perché ci vuole mezz'ora. Allora io richiamo e dico, Gaia, è mezz'ora che te sto aspettando. Ho capito, se c'è fila a guardaroba, ma a Cortano ti dice, organizzate meglio. Ma che te sei messo, proprio qua sotto, papà? Dico, sì, no, va 200 metri più avanti, c'è il cassonetto. Mettete dietro al cassonetto, non sta proprio qua. Non si chiedono più, invece i permessi li chiedevo. È anche proprio un'occasione per stare insieme, un momento di riflessione, ma proprio di aggregazione sociale, anche questa è estate. Beh, sicuramente pensare di poter stare chiusi in casa dopo 3 mesi di lockdown credo che non sia sopportabile. Però, ripeto, se c'è la necessità di ripartire, di uscire di casa, di far ripartire le attività economiche, ci deve essere soprattutto il buon senso. Quindi coniugare l'esigenza della sicurezza, del rispetto di tutta la normativa, soprattutto in campo sanitario, con la ripartenza. È difficile, mettere insieme queste due esigenze non è facile, dobbiamo provare a
a farlo, ed è quello che di fatto stiamo facendo. Parlo da mio padre, dico: papà, questo è il mio primo capodanno da maggiorenne, io avevo pensato di andare a ballare con i miei amici, dico: posso? Tua madre l'hai sentita? Dico: no, mamma, questo è il primo capodanno da maggiorenne, io volevo andare a ballare con i miei amici, tu che pensi? Tuo padre che pensa? Dico: no, mi ha detto tua madre l'hai sentita, a me mi piacerebbe sapere che pensa tuo padre. Oh, papà, dice che a mamma che gli piacerebbe sapere che pensi te. Pensa che a me mi piacerebbe sapere se tua madre pensa. Oh, ha detto papà che a lui gli piacerebbe sapere se te pensi. Gli dici così a tuo padre che qui penso tutto io, capito? Che se qua smetto di pensare voglio vedere chi ci pensa a pensare. Oh, ha detto mamma che qui pensa tutto lei, che se ci smette di pensare voglio vedere chi ci pensa a pensare. Gli dici così a tua madre che se io comincio a dire quello che penso, pensa che è casino che succede qua dentro. Capito? Siamo arrivati a Befana e io sono rimasto a casa. Eccoci con la dottoressa Narita De Torre, assessore del comune di Castellaneta agli spettacoli e alla cultura. Neanche il tempo di piacersi. Questa sera si riflette sul confronto, diciamo, tra le generazioni. Quante volte abbiamo pensato, ma vent'anni fa, ma ai tempi nostri non era così. Beh, questo confronto, talvolta anche questo scontro, tra virgolette, questa sera è di attualità. Però la cosa bella è che non c'è un giudizio, no? Un esprimere una condanna o un apprezzamento per questa o per quell'altra generazione. Vengono, come dire, illustrate, viene illustrata l'evoluzione generazionale dal 1980 ad oggi. Come ben detto, molte volte riflettiamo, no, sul confronto tra generazioni e pensiamo... Io mi sento anche vecchio, dico, vent'anni fa non era così, ma grazie a Dio siamo giovani, va. Mi sento anch'io vecchia e quindi quando c'è questo confronto pensiamo sempre che la nostra generazione sia stata migliore rispetto a quella che stanno vivendo i nostri figli, ma naturalmente non è così ed è bene oggi sì, rifletteremo su questo confronto magari sorridendo un po'. E abbiamo voluto comunque in questo periodo estivo regalare ai nostri cittadini, ai nostri turisti momenti di riflessione, momenti di confronto, momenti di divertimento, proprio per cercare di affrontare l'estate con un po' di serenità, quella serenità che forse abbiamo un po' perso per via del Covid. Pensate il potere che abbiamo concesso alle banche. Io non so se voi sapete che la banca è una delle poche istituzioni ammesse a concludere contratti per corrispondenza. Che cos'è il contratto per corrispondenza? Ce lo spieghiamo così. Il contratto per corrispondenza è un contratto che consente a una delle due parti contrattuali di cambiare le condizioni del contratto in corso d'opera, basta che ne informi l'altra parte. Basta che ne informi l'altra parte. Che vuol dire? Vuol dire che io stasera invito lei a cena quando ha finita la telefonata, la invito a cena, andiamo a cena io e lei, e arriva il cameriere, ci porta il menù, noi leggiamo sul menù i prezzi, decidiamo che cosa ordinare, ci facciamo un'idea di quanto pagheremo, mangiamo, arriva il conto, è il triplo rispetto a quello che avevamo preventivato, chiediamo spiegazione al cameriere e quello ci risponde: è successo niente, mentre cenavate abbiamo aumentato i prezzi. Questo significa poter cambiare le condizioni. Ok? Ci siamo? Eseguite? Perfetto. Questa sera penso che l'abbiamo riacquistata alla grande, perché poi è bello anche aprire il cuore, la mente alla speranza, a ritornare alla quotidianità. Assolutamente, concordo con te, dobbiamo ritornare alla normalità e alla quotidianità sia per il nostro benessere sia per l'economia. Certo, ormai dobbiamo convivere con questo nuovo virus e quindi attuare tutte le precauzioni che ci vengono prescritte e consigliate. Ora, nell'era del digitale, nell'era della comunicazione immediata, nell'era delle chat, come ci informa la banca che sta cambiando le condizioni contrattuali? Con la lettera rettangolare, quella che ti arriva a casa per posta, che siamo così disabituati a riceverne che mai possiamo pensare che là dentro ci sia una cosa importante. Tant'è vero che quando la apri, dentro è pieno di fogli. Ti vuoi sposare? Scegliti solo la moglie, il matrimonio te lo paga la tua banca. Vuoi comprare una macchina nuova? Scegli il modello, la macchina te la paga la tua banca. Poi nel 14° foglio, in basso, piccolo, a destra, c'è scritto
da spese di tenuta di conto corrente che fino a quest'anno pagavi 14 euro, da scartrano ne costano 16, ma mo per 2 euro non famo una polemica, va bene? Però questo mi torna perché tu dici la banca per tenere il conto corrente ha delle spese, l'affitto della filiale, il personale, la corrente, mi torna e fanno delle cose per te. Quello che mi torna un po' meno è che poi noi paghiamo un altro canone di 8 euro per l'home banking. Cioè noi paghiamo un altro canone di 8 euro per farci da soli quello che ci dovrebbe fare quello che gliene danno 16. Walter Rochira, consigliere comunale di Castellaneta, nonché consigliere provinciale di Taranto, prosegue la stagione culturale a Castellaneta. Tante iniziative all'insegna dello stare insieme, di fare cultura, di fare aggregazione sociale, di superare questo bubbone, questo terrore Covid, affrontarlo con responsabilità ma riprendere le nostre sane abitudini. Assolutamente sì, io ritengo, la premessa è che come sappiamo il Covid e questo periodo di lockdown ha paralizzato un po' tutti, però non ha paralizzato, diciamo, l'azione amministrativa, il voler fare della nostra amministrazione, che appunto ha focalizzato l'interesse e l'attenzione su avvenimenti culturali per dare un po' di relax ai nostri cittadini. Crediamo di esserci riusciti e qui c'è un esempio di quello che noi stiamo offrendo in termini di quantità e di qualità. Perché se c'è una cosa che a quelli che lavorano in banca gli dà fastidio, una cosa che proprio non sopportano, è il correntista che va in filiale. È una cosa che gli fa venire i nervi. Li vedi proprio quando il correntista entra in filiale, te guardano proprio un attimo, ma non c'è niente da fare. Ma io ci vengo a darti fastidio dove lavori te, ma perché tu vieni qua che io sto a lavorare? Ma come vai a pensarlo? Basta qua, vai in banca. Sulla porta c'è un adesivo, prima di entrare con scritto: il personale di questa filiale non dispone di contanti. Dici, cazzo, ma qui ieri c'era una banca, ma com'è possibile? E i miei che fine hanno fatto? Dovrebbero stare qua. Ma dici, ma quello non è per te, quello è per i rapinatori, no? Per dissuaderli dall'entrare. Una graditissima presenza quella di Nicola Legrottaglie, grande calciatore, beh, io da juventinissimo non posso che ricordarlo con piacere da calciatore, ma apprezzo soprattutto l'impegno sociale, certi valori morali che Nicola Legrottaglie ha voluto fare riferimento nella sua carriera e nel post carriera. Beh, un momento di aggregazione quello di questa sera, la gente ha bisogno di stare insieme, di scrollarsi l'oppressione tra virgolette del periodo del lockdown, un modo di vivere le proprie origini anche per lei. Sì, sì, intanto saluto tutta la comunità di Castellaneta, è un po' che non venivo e quindi continuo ad apprezzare questo paese, perché quando ero piccolo ci venivo spesso, avevo amici e giocavo anche contro la squadra di Castellaneta, quindi vedo con grande piacere che è un paese sempre attivo, fate sempre eventi e questo è l'evento a cui sono stato invitato, è un amico che fa l'attore, ci ha invitato e sono piacevolmente qua a condividere, come hai detto te, a condividere un qualcosa che serve per stare insieme, per crescere, per confrontarsi, per dare speranza a chi magari sta vivendo paura, a chi magari sta vivendo con l'idea che non potranno cambiare le cose. Invece dobbiamo insistere, pensare positivo, pensare bene che il meglio deve arrivare e quindi credere in questo. Ma tu immagini uno che può fare una rapina in banca, che si prepara con un altro che gli guida la macchina, un altro che gli fa da palo, lui rimedia una pistola, abbrata la mandibola dalla pistola, si rimette il passamontagna, si mette la pistola dietro la schiena, oh mi raccomando ragazzi, io entro, come esco tu, tieni aperto lo sportello che io entro e tu scappi a tutta velocità, sei pronto, sì, ti, guarda che succede a quell'angolo, mi raccomando, qualsiasi movimento strano dimmelo che io non entro, cioè siamo ragazzi, siamo coordinati, sì, dai porca miseria, dai, che rischiamo tutto per tutto, forza! Il personale di questa filiale non dispone di contanti. Niente, raga, questi hanno una lira, andiamo, se ne via, dai, forza!